Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo e oggi siamo tornati con il nostro camionista preferito, signori miei. Oggi il nostro Papa Maullo si rimette al volante del nostro camion per tornare a essere il camionista migliore d'Italia e a portare qualche consegna in giro per il mondo. Allora ragazzuoli, andiamo a vedere subito che offerte di lavoro ci sono. Noi l'ultima volta abbiamo fatto la Palermo-Messina come prima consegna. Io ricordo che noi per ora non siamo lavoratori autonomi, ovvero prendiamo dei lavori che ci vengono da delle ditte, quindi dobbiamo fare tanti soldi per poterci comprare un camion di proprietà e poterci scegliere i lavori nostri. Prima di partire dal video vi ringrazio comunque per il supporto che date a questa serie, per i like, per i commenti e per i suggerimenti. A proposito di suggerimenti, io ringrazio il dottore, lui capirà di chi sto parlando, per i vari suggerimenti che mi ha dato nello scorso episodio e io ho provato a cambiare il nome del codex, come mi avevi detto tu, però non so niente dove andarci. Sono andato nel profilo codex, risulta ancora codex nel profilo, ma non me l'ha sostituito. Detto questo, qualsiasi altro tipo di suggerimento che avete da darmi, io lo accetto molto volentieri. Allora ragazzoli, la maggior parte dei lavori che abbiamo qui a nostra disposizione vanno tutti tra la Palermo-Catania, Palermo-Messina, ma noi già siamo arrivati a Messina. Questi sarebbero tutti un ritorno indietro. Noi potremmo fare o questo Palermo-Villa San Giovanni e quindi uscire dalla Sicilia, che pagano 3.100, oppure ne avevo visto uno che partiva da Messina, Messina-Catanzaro, così andremo piano piano salendo, pagano 2.700, un po' meno. Dovremmo consegnare cosa? Pneumatici, secondo me, raga, io direi di fare questo, così piano piano, anche se ci pagano poco, perché comunque relativamente siamo lì sui 3.000, e quantomeno iniziamo a spostarci in mezzo all'Italia. Io direi di accettare questo, non perdere tempo e partire con il nostro bellissimo camion. Andiamo, ci vediamo al volante, raga. Ok ragazzoli, ci siamo, dovremmo essere a Messina noi, se non sbaglio, sì. Abbiamo acceso il camion? Sì, il nostro camion è bello, bello che è partito. Allora, fermi tutti, ma vediamo se funzionano le trombe. No, non mi funzionano le trombe, raga, ma perché? Ah, no, ok. Liabel. Perfetto. Allora, la giornata è piovosa, tempo possibilmente molto brutto. Allora, organizziamoci, noi dobbiamo seguire la mappa. Abbiamo 173 km da fare. Accendiamo i tergicristalli, che per fortuna mi sono segnato qual è il pulsante. Ottimo. E dobbiamo andare dove? Qualcuno mi spiega dove dobbiamo andare? Ok. Noi abbiamo il carico già attaccato dietro. Perfetto. Oggi vediamo di evitare di fare danni al tir, raga, che l'ultima volta stavamo distruggendo. Ok. Ok, siamo partiti, ce l'abbiamo fatta. Siamo in marcia, signori miei, siamo in marcia, sotto la pioggia. Papa Maullo fa questo e altro, signori miei, questo e altro. Si è reinventato camionista, si è reinventato camionista, allenatore di tutto di più. Noi qui tiriamo dritto, camion. Mamma mia, quanto ci è passato, raga. A quanto c'è passato? Forse avremmo dovuto fermarci, guardare a destra, guardare a sinistra e poi metterci nella carreggiata. Noi abbiamo tirato dritto senza porci troppi problemi. Va bene così, va bene, va bene. Allora, abbiamo 2 ore e 55 minuti per consegnare questo carico. Speriamo di riuscirci, raga. Speriamo di riuscirci, anche perché in teoria per andare da Messina a Catanzaro, era Catanzaro, sì, era Catanzaro, dovremmo fare una traversata in traghetto, che io ricordi il ponte di Messina ancora non è stato montato. No, ho spento il camion, sono un pirla. Ho sbagliato il tasto delle frecce, ho spento il camion. Va bene, vediamo di imbarcarci, raga, vediamo di imbarcarci. Ok raga, guardate che bello il nostro traghetto che dobbiamo andare a prendere. Io però ho sbagliato lato, vabbè, non fa nulla, ci mettiamo in mezzo, proprio conquistiamo tutta la strada. Guardate che bello il nostro traghetto che andiamo a prendere. Molto molto carino, molto fashion. Dai, così andiamo verso il traghetto, raga. Facciamo anche l'esperienza di prendere il traghetto. Certo, con questa giornata di pioggia acquosa così brutta non è proprio la cosa migliore. Zio, mi apri il cancello? Zio? Perché non mi aprono il cancello? Non mi hanno aperto. Ma io dovevo passare di qua. Perché non mi aprono il cancello? Io lo so che non mi paro, ecco, lo sapevo preciso che mi paravo qualcuno.
Ma scusatemi, la segnaletica mi diceva che dovevo. Ai, ai! Che dovevo andare dritto, non dovevo girare a sinistra. Non dovevo girare a destra al massimo. La segnaletica mi diceva che dovevo andare dritto. Perché mi stanno facendo fare questa strada? Ah, perfetto, il navigatore non me l'aveva segnato. Praticamente, ok, dovevamo girare da quel lato. Dove devo entrare? Qui, ok. Frena, frena, zio, frena, zio. Frena, con calma, imbarchiamoci. Occhio alla scaffa. Perfetto, signori miei, siamo dentro. Quella è una panda. Che carina la panda messa a fianco a un tir così. Non mi dà per nulla sicurezza. Riesci a fermarti piano piano? Ok, invio, signori miei. Vediamo un attimino. Partenza Messina via Villa San Giovanni, 20 minuti 347 euro. Va bene, dobbiamo fare questo. Imbarco. Mamma mia, che gabbiani, è successo di tutto. Speriamo di trovare bel tempo a via Villa San Giovanni. Siamo arrivati. Traghettata andata. È andata bene, ho vomitato solo 3 volte. Non mi posso lamentare, ho solamente vomitato 3 volte e diciamo che mi è andata abbastanza bene. Io penso che debba prendere da questa parte. No, qui c'è uno stop. Addirittura devo prendere dall'altro lato. Siamo controsenso, signori miei, ottimo. Ma se non mettono un cavolo di cartello, come faccio a capire che da questa parte siamo controsenso? Dobbiamo uscire nella corsia a fianco. Vabbè, nessuno ha visto niente, nessuno sa niente. Voi zitti. Zitti, Papa Maullo ogni tanto sbaglia pure lui. Allora, qui c'è il limite dei 50. L'ultima volta mi hanno preso 70.000 multe, raga. Non sto scherzando, dobbiamo girare di qua, sì. Freccetta messa, dobbiamo andare in autostrada, ok. Passa il tir di lì, ok. Che carina, Villa San Giovanni. Non ci sono mai stato, signori miei. No, sì, ci sono stato, che cosa sto dicendo? Non ci sono mai stato, ci sono stato. Di qua. Posso andare? Sì, c'è nessuno. Avevamo lo stop, ma non vedo macchine. Mi sono portato il cartello del porto, però va bene. Dettagli, raga, dettagli a cui non facciamo caso. Dico, un cartello messo lì vicino vuol dire che non hai mai guidato un tir con rimorchio. Guarda le palme, spettacolo. Sì, però aspettate un attimo. C'è il sole, splendono le luci. Io penso che i tè aggiacristalli li possiamo anche spegnere. Spegni questi tè aggiacristalli, grazie, gentilissimo. Metti la freccia e giriamo a destra che andiamo in autostrada. Di qua ci sta nessuno? No, va bene. Prendiamo la larga questa volta. Siamo passati, meno male, meno male. Vediamo di raggiungere l'autostrada. Almeno ci proviamo. O almeno ci proviamo. Abbiamo ancora 159 km da fare. Bello, bene, bene. Di qua ci sta nessuno? No. Quindi entriamo direttamente in autostrada. Penso che io stia uscendo da Villa San Giovanni e stia andando verso l'autostrada, almeno spero. Carina, carina. Oh, guardate tutta la zona della stazione del treno, che bellino. Fatto veramente bene, complimenti, complimenti. Ok, qui il limite di qua è di 40, noi stiamo andando a 70, però non ci sta nessuno, noi possiamo tranquillamente invadere le corsie. Non c'è neanche una macchina, l'altra volta avevamo trovato 70.000 macchine. Siamo usciti da Villa San Giovanni, puntiamo verso Napoli, Catanzaro. Bella così. Dai, però così non c'è gusto, ragazzi. Stiamo entrando in autostrada. Almeno dico, questa dovrebbe essere l'autostrada. E non c'è neanche una macchina. Ma dai, ma che pare? Devo dare precedenza. Ah no, adesso stiamo andando strada. Un tir. Oh, meno male, meno male. Meno male, finalmente c'è qualcuno con cui potersi divertire. Posso entrare, signori miei? Posso entrare? Ok, noi stiamo andando a 77 km/h. Il limite è 80. Oh, ok. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Questo sta uscendo, se non sbaglio. Sì, c'è la freccia messa, quindi sta uscendo. Abbiamo 128 km da fare, signori. La benzina ce l'abbiamo, sì. Per fortuna mi danno il camion già con la benzina, no? Quindi non abbiamo soldi da spendere. Questo ci ha superato, va bene, non fa nulla. Non siamo competitivi, raga, non siamo competitivi anche perché è un sub. Abbiamo un sub come camion. Guardate che è fatto bene, però è carino. C'è i comandi al volante, il freno là sopra, le varie luci. È molto bello carino. Certo, mentre guidi in autostrada con un tir, con un carico dietro di non so quante tonnellate, guardarti in giro all'interno del tir non è la cosa più consigliata. Quello che consigliano alle autoscuole. Dai, zio, questo mi sta superando. La macchinetta gialla. Ciao, zio! Signori, abbiamo passato un autovelox. Abbiamo passato, mi sa, un autovelox che non ci ha fatto la multa. Non so come, perché stiamo andando a 90. Davamo forse 88. Forse 88, ma il limite è 80. Bello il ponte, che carino.
Ecco, lo sapevo, ho superato il limite di velocità, siamo arrivati a 90. Ma porca, ma dov'era? Ah no, ma ha superato la polizia, bastardi. Ma scusa, se io sto andando a 90, mi hanno preso la multa al limite 80, allora a quanto stanno? Ma quanto vanno tutti gli altri? Perché prendono le multe solamente a me? Ma porca paletta ambriaca, mi stanno superando tutti, come se io fossi una lumaca. Incredibile. È il limite di 80 e a me hanno preso la multa, cioè non lo so, boh. Va bene, continuiamo il nostro viaggio, raga. Questo mi supera o non mi supera secondo voi con la Smart? Che devo superare qua il camion prima che... mamma mia la botta, raga. Mamma mia la botta che abbiamo preso. Mamma mia la tramvata. Abbiamo preso il guardrail proprio paro paro. Ce lo stiamo portando a Cosenza, lì a Castellammare, dove stiamo andando. Ce lo stiamo portando con noi. L'abbiamo messo pure nel tir, anche quello lì, e ce lo stiamo portando dietro. Mamma che botta che abbiamo preso. Ma noi siamo competitivi, raga. Non possiamo andare dietro queste lumache. Abbiamo ancora 50 km da fare. Vedete, siamo quasi arrivati. Riuscirò a superare questo camion prima dell'uscita che dobbiamo prendere, secondo voi? Ci proviamo. Dobbiamo prendere l'uscita. Ai, 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 ai. Sì, ce la facciamo, ce la facciamo. Leva questa, metti l'altra, rientriamo in corsia e spostiamoci verso l'uscita. Siamo a Catanzaro siamo ragazzi, a Catanzaro. Catanzaro, questo ha frenato troppo però, porca miseria a te. Zia, ha frenato troppo e io ti supero. Ti supero all'interno. Ti supero all'interno con la freccia messa. Cioè, spettacolo. Siamo oramai, il Papamullo ha preso la mano e un pilota provetto. Prossimamente dobbiamo portare qualche video di Formula 1, raga, perché oramai Papamullo al volante non lo tiene più nessuno. Allora, Catanzaro o aeroporto? No, le indicazioni danno Catanzaro. Non dobbiamo andare all'aeroporto. Quindi andiamo a Catanzaro City. Potevamo andarci all'aeroporto? Vabbè, no, noi andiamo a Catanzaro City, signori miei. Catanzaro City. Catanzaro, Catanzaro. Ok, ragazzuoli. Mancano gli ultimi 12, anzi 10 km. Quindi siamo... No, questo è un autovelox. Ho frenato prima di beccare l'autovelox. Li riconosco adesso, è la seconda volta che lo vedo quasi davanti a un ponte o a una galleria. Devo stare attento, sono visibili. Allora, guardate che carina Catanzaro, Catanzaro esplorata, bella così, altro paese esplorato. Abbiamo esplorato Villa San Giovanni e Catanzaro, signori miei. Bella così, non ci possiamo lamentare. Piano piano stiamo esplorando le varie mappe. L'obiettivo è arrivare il più a nord possibile dell'Europa, raga. Zio, non puoi frenare così, però di botto. Va bene, ci è andata bene. L'obiettivo è arrivare il più su possibile dell'Europa, raga. Dobbiamo cercare di salire il più su possibile in Europa. Aia, che ho preso? Il guardrail, mamma mia. Danno semirimorchio 6%. Ma porca miseria, ma sti guardrail perché li mettono così vicini, dico io. Allora, giriamo di qua, freccia di qua, freccia dall'altro lato. Siamo arrivati, raga. È andata bene, dai. A parte qualche guardrail preso in maniera sportiveggiante, come direbbe quel tale Ale, io chiedo scusa per usare termini degli altri, ma saluto sempre i proprietari dei termini attuali. Posteggiamo in maniera semplice, signori miei, senza troppe perdite di tempo, che l'altra volta, ricordo, ci siamo stati 3 ore. Ah, io sono bloccato completamente sul cancello, ottimo. Porca miseria, dobbiamo allargarci un poco. Dai, così. Ok, dovremmo riuscire a passare. Allora, lui mi dice che devo andare di qua. La bandierina è là sotto. Ok, stiamo facendo il giro largo. Però va bene, siamo in orario per la consegna. Non stiamo facendo tardi, quindi possiamo prenderci anche 2 minuti per controllare se qui la struttura sta bene, e capire dove dobbiamo. Ah, no, dai, non ci credo. Dai, stavolta ci siamo, raga. Stavolta ci siamo, stavolta glielo piazzo giusto. Stavolta non si possono lamentare, stavolta glielo piazzo giusto. Glielo ho piazzato giusto. Premi T per concludere l'ordine. Abbassamento sgancio. Sblocco dall'aereo. L'abbiamo fatta, raga. Allora, bonus 2,6, bonus carriera più 35. Saliamo a livello
Mamma mia, siamo saliti pochissimo. Bonus carriera, bonus parcheggio preciso, penalità danno, ci hanno levato 800 euro per le botte che abbiamo preso durante il volo. Comunque, ragazzi, durante il volo, durante il viaggio. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!